aspettiamo per farti scoprire le tantissime buone nuove dall'usato del gruppo SCA. Trovati amici, eccoci, consueto appuntamento con l'Indice. Oggi è la giornata della Commissione Sanità a Ragusa per discutere del nuovo ospedale, ma dedicheremo ampio spazio a questa realtà. Tra l'altro abbiamo trasmesso in diretta dalle 16.30 fino alle 20 circa tutti i lavori di questa Commissione e la ritrasmetteremo domani pomeriggio dopo il telegiornale per intero, per dare la possibilità appunto di rivederla. Intanto di quello abbiamo fatto degli estratti di questa commissione che vi presenteremo, ma ne parleremo dopo. Allora iniziamo con la questione incendi. Anche ieri abbiamo aperto così perché dobbiamo dire che questo vento caldo che in questi giorni imperversa sul nostro territorio è quello fatto apposta per fare scoppiare gli incendi. E infatti vedete quello che sta accadendo a Catania, a Messina, in altre zone della Sicilia, senza poi parlare della Campania, dove addirittura i danni sono incredibili. E però abbiamo la fortuna che dalle nostre parti non ci siano incendi. Allora io applaudo in questo momento all'iniziativa del Movimento 5 Stelle che ci manda un comunicato. Questa foto è apocalittica, proprio fa spaventare già solo a vederla. Allora, cosa dicono quelli del 5 Stelle? Un piano leasing per acquistare nuovi elicotteri e immediata richiesta della proclamazione dello stato di emergenza. Ora, io non so se è più intelligente acquistare gli elicotteri o i Canadair, però mi sembra un passo adeguato. Cioè, l'abbiamo già detto 15 giorni fa, ma noi che ci stiamo a fare qui? Noi che abbiamo i 20.000 forestali, noi che abbiamo tutti ogni anno incendi che distruggono tutto il territorio, non siamo in grado di comprarci noi gli elicotteri e non siamo una regione, non siamo meglio di uno Stato. Vi ho detto mille volte che noi siamo più grandi, la Sicilia, di 7, 8 o anche di più nazioni della Comunità Europea. Ve li posso elencare velocemente, ma la Slovenia, la Croazia, Malta, Cipro e tanti altri, che sono più piccoli della Sicilia. E allora non possiamo avere noi degli elicotteri in dotazione o dei Canadair in dotazione? L'avevamo già detto prima e finalmente ora quelli del 5 Stelle chiedono, ci occorre però prima cercare, bisogna correre ai ripari per fare quello che si può fare, va bene, facciamo lo stato, proclamiamo lo stato di crisi, il governo regionale convochi la giunta e inoltre la richiesta. Per il Movimento 5 Stelle sono chiarissime le colpe del governo regionale. Io ora non so se per l'incendio ci sono colpe reali, abbiamo visto che ci sono i piromani, che ci sono persone che hanno altri interessi che poi bisognerebbe capire anche quali sono, ma siccome questo accade regolarmente ogni volta bisogna organizzarsi, è come il discorso del terrorismo, noi sappiamo che ogni tanto c'è qualcuno che gli viene e dobbiamo organizzarci, non è che possiamo dire ah porca miseria ancora un altro attentato, dobbiamo fare in modo di sventarli e comunque di essere pronti nel caso che si riesca a superare tutto il cordone di protezione. È lo stesso discorso, l'abbiamo detto ieri, quella famosa caserma di Chiaramonte Gulfi che è abbandonata. Ora faccio una richiesta al sindaco se ce la dà per farci un B&B, che così almeno la facciamo diventare efficiente. Detto questo, restiamo nell'area ambiente e il comune di Ragusa può inanellare un altro successo in questo
argomento, perché gli è stata consegnata la bandiera a spighe. Cioè, noi abbiamo già la bandiera blu, che è quella che indica la qualità della fruizione delle spiagge, anche se lì comincia ad avere parecchi dubbi sulla reale efficienza no, ma sulla reale consistenza del titolo, perché tante cose funzionano poco. Però abbiamo la bandiera blu e la possiamo mettere lì che sventola sul lungomare. Ora è stata consegnata anche questa bandiera a spighe, la seconda volta a spighe verdi, che praticamente indica una perfetta assonanza e comunque un contributo a scambiare fra l'agricoltura e l'ambiente ed il turismo. D'accordo, mi piace, tanto poi non vengono a controllare. Ma la signora che ieri ha detto che a Maria di Ragusa c'è una puzza incredibile quando buttano il concime e quindi la puzza arriva nelle città, questo il concime è spiga verde o no? Perché senza dubbio è spiga verde, ma non certo in città. Dice, ma che colpa hanno gli agricoltori se i costruttori e quindi gli amministratori comunali hanno permesso di costruire a Maria di Ragusa in modo esagerato ovunque? Cioè, io ieri, l'altro ieri, venivo da Gaddimeli e mi sono trovato costruzioni in stile hangar, tutte cose straordinarie con architetti che hanno un concetto molto nuovo dell'abitazione marina, e quindi è chiaro, quelli abitano in piena campagna e là non possono certo non sentire la puzza del letame e le mosche. Questo dovrebbe essere in qualche modo calcolato. Tra l'altro devo dire che ora in questi giorni ci saranno i risultati di Goletta Verde. Attenzione, Goletta Verde è la nave di Legambiente, e io dico su Legambiente molte cose non sono d'accordo, ma su tantissime sono d'accordo. Per esempio quest'opera meritoria che fa per controllare le acque intorno alla Sicilia. Noi siamo un'isola e dovremmo avere il bollino blu da tutte le parti, invece purtroppo poi non accade così. Allora, cosa ci dicono quelli di Legambiente? Attenzione, siamo andati a fare un piccolo, dice, controllo. Allora, cosa è successo? Nella spiaggia di Sant'Erasmo a Palermo, in pochi minuti abbiamo raccolto 200 cotton fioc. Sapete, sono quelli che uno... I cotton fioc, dice, ma che su, niente, vuol dire che la gente lì usa e li butta. Questi sono difficilissimi da smaltire e restano lì. Poi, un'indagine sulla spazzatura sulla spiaggia, sono state 6 le spiagge monitorate, non ci dicono quale, 1190 rifiuti ogni 100 metri lineari, per un totale di 7138 rifiuti spiaggiati. La maglia nera è la spiaggia di Romagnolo a Palermo, 4000 rifiuti in 100 metri. Ora, noi devo dire la verità, non abbiamo questi problemi perché c'è una coscienza della balneabilità nel nostro territorio. Ma perché? Perché noi non abbiamo neanche un comune, solo Pozzallo è il comune sulla spiaggia, e Pozzallo ha una caratteristica tutta sua, che il territorio è piccolissimo. Cioè Pozzallo va, da appena esci da Pozzallo verso Pietre Nere ad appena superi il porto, perché addirittura Maganuco, che è attaccato a Pozzallo, è modica. Quindi in quel poco spazio è chiaro che c'è una grande attenzione. Per tutte le altre cose, Marina, Maria di Modica, sono tutte zone di seconde case dove c'è una certa attenzione, perché la gente ha combattuto tanto, perché ha costruito abusivamente a 40 metri dalla spiaggia, poi ha dovuto difendere queste case, lì non c'era la questione edilicata. Ora queste case sono sanate, pensate, da Punta Regiglione ad arrivare fino a Maganuco le case sono nell'acqua. Dice, come cavolo è possibile? È possibile perché una volta si poteva fare, i sindaci erano amici di tutti, e quindi le case in tutta la costa sono a 40-20 metri
dalla spiaggia. Non interviene più nessuno, questo non c'è dubbio, ma lo stesso vale a Bruca, lo stesso vale alla Filippa, lo stesso vale in tutti i territori. Però dobbiamo dire che almeno la spiaggia è pulita perché c'è la coscienza del cittadino. Detto questo, sentiremo i risultati di Goletta Verde e poi ci lanciamo in quella che è la campagna elettorale, perché stanno accadendo, si sta concretizzando, no? Il PD ha i suoi problemi, insomma, ancora ufficialmente candidati ne abbiamo ben pochi, in pratica due. Uno è Cancellieri, che è stato, come posso dire, unto da Grillo l'altro ieri, risultato delle regionali, pensate, hanno votato 4.000 persone, una regione che ha 6 milioni di abitanti, 5 milioni di abitanti, hanno votato 4.000 persone, perciò tutti gli amici, perché chi non è che potevo votare io, quelli loro, e è stato individuato Giancarlo Cancellieri, cazzarola, un risultato, come si dice, bestiale, insomma, vabbè, però lui è candidato. L'altro candidato è Mariano Ferro. Mariano Ferro è un personaggio, vi devo dire, che stimo, non per la sua enorme capacità, come posso dire, amministrativa, politica, ma perché è uno che ha sposato una causa e la porta avanti. La porta avanti con grande determinazione, con grande coraggio. E dice, vabbè, perché non vai a travagliare? Qualcuno potrebbe dire. Io invece vi dico che certe cose sono, ci vogliono quelli che hanno il coraggio di affrontarle, perché noi siamo un po' come l'ospedale, per fare scoppiare il caso abbiamo aspettato 25 giorni, no? Quindi per fare scoppiare i casi dobbiamo aspettare 25 anni. Oggi Mariano Ferro si è, per l'ennesima volta dobbiamo dire, incatenato davanti alla prefettura di Ragusa. Dice, ma perché viene a Ragusa? Non ce n'hai altre prefetture dove andare. La verità è però che Ragusa, a causa della, come posso dire, della situazione economica contingente che è scoppiata dopo la crisi economica, soprattutto della zona trasformata, della fascia trasformata, del pomodoro, ci troviamo di fronte a decine e centinaia di casi di persone che, gioco forza, non hanno più la possibilità di pagare i mutui, di pagare i debiti, e quindi, siccome la casa è un mezzo che si usa per il prestito e compagnia bella, poi gli tolgono la casa. Si continua su questa falsariga e io dico a Mariano Ferro, che l'avevo invitato per venire oggi in studio, ha avuto un problema, noi siamo disponibili a dargli una mano perché crediamo nella bontà della idea, del progetto. Non è un progetto politico, è un progetto cittadino, di pancia, come dicevamo. Crediamo a questo. Intanto sentiamo le motivazioni di oggi, perché è accaduto questo momento di incatenamento. Mariano Ferro e Angelo Giacchi oggi hanno deciso di incatenarsi all'ingresso della prefettura di Ragusa. Avete anche scritto qualcosa a Sua Eccellenza il Prefetto. Cosa volete dire? Cosa avete detto? Ma intanto abbiamo detto le cose che forse già sanno tutti, non solo il prefetto, le sanno i cittadini, le sanno gli esecutati, le sanno coloro i quali, le sanno quelli del tribunale, le sanno i giudici. E purtroppo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che ci ha fatto venire qua senza dire niente a nessuno, è solo una. Praticamente l'altro ieri a Vittoria ci siamo trovati davanti ad una azienda agricola di 380.000 euro venduta per 28.000 euro con un ribasso, mi pare, del 90%, così quando viene, facciamo i conti, il 7,57 abbiamo fatto quello di conto del valore dell'immobile. Dopodiché domani ce n'è un'altra a Comiso, praticamente le chiamate sembrano quelle di un 118,
c'è un incendio vero e proprio che sta accadendo, di cui nessuno si accorge. Non ci sono pompieri, non c'è la protezione civile, non c'è nessuno. Qui c'è una classe politica indifferente, strafottente, che non gliene frega niente di tutto quello che sta accadendo, che però ha creato il problema, perché qui il più bello, il fatto più bello è questo, che lo Stato ha creato un problema e dopo aver creato il problema praticamente non si interessa di quelli che sono gli effetti del problema. E parlo di aste giudiziarie perché stiamo parlando di un effetto che dura da anni e che aumenterà a quanto pare perché i numeri crescono. Stiamo parlando degli arresti avvenuti per la legge sul caporalato, perché non ci eravamo accorti che nella zona della Sformata ci fosse manodopera extracomunitaria. Oggi ne prendiamo due, domani ne prenderemo qualcun altro, li arrestiamo e abbiamo risolto il problema. Lo Stato ti porta qui gli extracomunitari, ci fa vendere il ciliegino e non se ne è accorto che il ciliegino è 10, 15, 20 centesimi e non c'è modo di raccoglierlo se non scendi i costi, compreso quello della manodopera. Tutto questo accade in questa provincia, nella zona trasformata in particolar modo, ma nessuno se ne accorge. Siccome un anno fa eravamo venuti per chiedere questo incontro famoso al Ministro di Grazia e Giustizia e al Ministro dell'Agricoltura e non ai sottosegretari o ai dirigenti del Ministero, avevamo chiesto questo incontro per dire e rappresentare questi problemi con questa ampiezza, con questi numeri a questo Ministero. Poi dopo possono fare quello che vogliono, noi vogliamo solo proporre una semplice cosa, un emendamento ad una legge e ad un articolo che è il 164 bis, nel quale articolo è scritto che il giudice può bloccare l'asta nel momento in cui si capisce che il prezzo è vile. Il prezzo vile vuol dire che dopo la quarta asta e dopo essere scesi sotto il 50%, il ribasso del 50%, il giudice potrebbe bloccare le aste. Il giudice e i giudici del Tribunale di Ragusa non bloccano le aste, anzi alle istanze fatte dagli avvocati si rigettano, perché ogni volta viene detto che non ci si può rientrare nel blocco delle aste. E allora, se tutto questo accade in questa provincia, se si aggiunge la legge sul caporalato, che a nostro parere è sbagliata, lungi da noi il difendere gli sfruttatori del mercato extracomunitario, guai a interpretarla così, ma semplicemente una correzione a questa legge. Normiamo questa legge, perché gli extracomunitari in Italia sono una realtà. Stamattina qui ci è stato comunicato che sono arrivati altri 480 al porto di Pozzallo. Tutta questa gente è gente che viene per lavorare, immagino, non penso che venga per essere accolta in un centro di accoglienza e non fare nulla. Probabilmente qualcuno avrà voglia di lavorare. E siccome i nostri imprenditori, piccoli o grandi che siano, utilizzano anche questa manodopera, cercando di risparmiare in un modo legittimo quasi, perché poi alla fine o raccogli così o non puoi raccogliere, e allora lo Stato non può creare problemi e risolverli arrestando o togliendo la casa a tutti. Questo è l'argomento che abbiamo messo sul tavolo un anno fa, due anni fa, tre anni fa, quattro anni fa, e quello che ci viene in mente è solo una cosa: ma può essere mai che dobbiamo riorganizzare quel 2012 per essere ascoltati? Perché ci viene in mente questo, perché non è possibile che tu sei così snobbato. Noi in quanto rappresentanti, non come Mariano Ferro Forconi o Angelo Giacchi Forconi, non c'entra nulla, qui è il problema che deve essere ascoltato, l'avvertenza, e a questo punto vogliamo una soluzione. Siamo qui per questo, per chiederla per l'ennesima volta, ma non dimentichiamo che se per caso succedesse ancora una volta che veniamo snobbati per l'ennesima volta, mettiamo assieme a tanti altri un altro tassello, un altro diniego, e dopodiché poi trarremo le nostre conseguenze, perché non possiamo subire e farci distruggere aziende e farci togliere tutto senza fare nulla. Vabbè, Mariano Ferro fa la sua battaglia, è una battaglia che ormai conosciamo, è candidato a Presidente della Regione cercando di captare, di convogliare i voti di quelli che sono incavolati neri, che hanno i problemi e compagnia bella. Non è il voto politico di protesta del 5 Stelle, che è un po' più elevato, perché si parla di gente che sa usare il computer, i metap venivano fuori da questa, quindi tant'è vero che quando poi si sceglie il candidato o è ingegnere o cose del genere. Quindi diverso il concetto di Mariano, che è un candidato alla presidenza che viene dal basso. Ma restano i problemi più gravi. A chi tocca del PD, si sta cercando di nuovo di coinvolgere Grasso, che ha detto no, che Grasso è più intelligente di quanto pensiamo noi. Dice, io
sogno così buono qua, mi eleggono un'altra volta a fare il senatore, messaggiere a Palermo dove scippo d'umbolate e non so come finisce, è naturale, è uno che ci ripensa tante volte. Poi torna in auge Crocetta ogni volta, noi ce ne accorgiamo in base alle interviste che manda. Se manda l'intervista vuol dire che in quel momento ha avuto una specie di qualcuno che ci crede. Se non manda l'intervista vuol dire che è caduto nelle simpatie. Ora però stanno accadendo dei fatti particolarissimi, perché va bene, il centrodestra si sta ricompattando e si stanno cercando candidati. Siccome facciamo i conti da noi, no? Da noi ci sono 4 deputati. Allora, vabbè, che c'è dubbio che uno dice è del 5 Stelle, vabbè, uno che c'è dubbio che è del PD, uno che c'è dubbio che è del centrodestra, e quindi già 3 sono assicurati, il quarto a Esmabirre, se nasce qualche cosa. Allora, i conti si fanno così, però stanno accadendo delle cose drammatiche a livello regionale. La prima è quella che riguarda le province, perché voi sapete che si stava tornando indietro, e quindi tornare alle province come una volta con l'elezione diretta del Presidente, e questo piaceva ad alcuni personaggi politici, non solo di Ragusa ma anche di altre parti, dice se c'è la provincia mi piace partecipare a fare il Presidente della provincia o comunque nell'ambito provinciale. L'altra questione invece è scoppiata sulla vicenda sanità, perché la storia delle province viene messa in dubbio, dice perché essendo scoppiato un casino sulla questione dei manager, per i quali io ancora non ho capito bene ora che cosa accade, anche dopo la commissione sanità di oggi, è probabile, dice, che Ardizzone ha detto non accettiamo che qualcuno faccia fughe in avanti. Perché se fate fughe in avanti sulla sanità, poi noi vi freghiamo su altre cose, e sarebbe proprio il caso delle province. Nino Minardo ha mandato un comunicato dicendo che schifo, l'idea di Crocetta fa schifo, vabbè, lo sappiamo tutti, 5 anni, ma mai uno che avesse detto al Cimodolano ci fatto un mazzo tanto, va bene, sempre alla fine, quando che sta morendo, ci diciamo fai schifo. Qual è il problema? A un certo punto è venuta fuori la nota del capogruppo del Partito Democratico inviata al Presidente, in pratica dice restano con le valigie in mano quindi i manager per i quali erano stati disposti i trasferimenti. Maurizio Aricò dall'ASP di Ragusa a Palermo, dove avrebbe dovuto prendere il posto e poi Gervasio Venuti e Figarra che doveva andare a Ragusa, ma al momento restano in carica al loro posto appunto i vecchi manager. Questo è scritto su Live Sicilia di ora, una notizia che è stata scritta proprio nel pomeriggio, e quindi a questo punto dice siccome è stato violato il regolamento questi cambi non si possono fare. E allora tutto quello che è successo oggi pomeriggio, andiamo al comune di Ragusa, perché al comune di Ragusa era stata convocata da Pippo Di Giacomo la commissione sanità. Probabilmente la voleva fare, come posso dire, a porte chiuse, perché poi l'ha chiesta la commissione a porte chiuse, perché certo quando si va a parlare di alcune cose non puoi essere né in diretta televisiva né tantomeno con tutti quelli che fanno passarella, perché a fare passarella oggi sono stati tutti, hanno parlato tutti, insomma, anche senza alcuna motivazione. Allora, cosa è scaturito da questa storia? Guardate, io ho ascoltato tantissimo. Allora, le motivazioni di Aricò, che sono state più volte ribadite anche nel nostro studio, erano motivazioni dettate dalla voglia di aprire questo ospedale, visto che tutti quanti, tutti noi giornalisti, in questi ultimi 3 anni, ogni volta
E io vi posso fare vedere tutte le interviste, andate a vedere tutti i telegiornali che sono caricati su teleblea.com. Ogni volta che dovevamo intervistare Enrico su una qualunque stupidaggine, poi diciamo, va bene, che può mancare la notizia sull'ospedale? E lui diceva, vi ho promesso che lo aprirò entro la fine del mio mandato, che era il 30 giugno. Quindi io credo sia legittimo da parte del manager, soldi o non soldi, che abbia in qualche modo spinto per arrivare ad aprire prima del 30 giugno. Ora, la realtà è che lui stesso ha ammesso di avere commesso degli errori, di avere pensato che tutta la città avrebbe remato a favore di chi voleva toglierci dal vecchio ospedale e portarci in quello nuovo. Ma non è stato così, perché appena si è capito che poteva esserci un riscontro positivo, o politico o non politico, compagnia bella, gli si sono buttati addosso come un branco di lupi affamati. Ora, come ho sempre detto, Enrico non è un santo, tant'è vero che in questa fase in molti lo hanno abbandonato, cioè il suo direttore generale non sono stati con lui, come posso dire, un tutt'uno, come una voce univoca, come sarebbe dovuto essere. Enrico e Drago insieme dovevano essere un blocco granitico, non è stato così, perché Drago ha incominciato a dire, ma forse dobbiamo vedere anche l'altra della direttrice amministrativa su alcune cose, praticamente quel esercito, no, che con grande, come dice allora, baldanza voleva scalare il Nord, alla fine si è visto che non era così. E quando Enrico appunto pensava che tutta la città gli sarebbe stata vicino, invece si è trovato tutti contro, a incominciare dai suoi ex primari, quelli che lo hanno odiato per gli ultimi 3 anni, che hanno presentato le denunce, che sapevano le cose perché erano là, e così via, e così via. Per cui alla fine di tutta questa storia, dopo 2 ore e mezza, 3 ore di chiacchierata, si sono tirate le conseguenze. Allora, io non vi posso fare un'intervista, o meglio, le ho fatte le interviste, ora ve le faremo anche vedere qualcuna. Però credo che sia meglio sentire le parole, perché vi devo dire che all'inizio per Di Giacomo era stato una specie di boomerang, perché tutto quello che aveva fatto alla fine dice, ma perché stai facendo tutto questo quando c'era la buona volontà di aprire un ospedale? Perché è vero che ti dava fastidio che lo apriva qualche altro, e quindi all'inizio era un boomerang. Via via nella discussione, le colonne di Enrico si sono un po' sfaldate, anche la sua baldanza è calata un po', e alla fine, quando Di Giacomo si è accorto di avere fatto fare passerella a tutti, anche gente che non aveva nessun motivo di parlare, nessun motivo, perché probabilmente questi sono gli errori quando si vuole fare molta sceneggiata, alla fine poi è così lunga che non sappiamo bene di che cosa parlare. Però alla fine Di Giacomo ha detto, alt, abbiamo parlato 3 ore, ora vediamo quanta roba resta in questa vicenda. Allora, sentiamo 2 pezzi importanti. Sentiamo Enrico, l'ultimo intervento, e la dottoressa che si occupa della parte americana. Allora, iniziamo con Enrico. Questa è Teleiblea.
Foglie, giochi e passatempi, via del Salice 128 a Ragusa. Negozio specializzato in giocattoli in legno e giochi retro. Il gioco in legno stimola i bambini a sperimentare la libertà del gioco creativo e didattico. E non solo, Foglie propone anche giochi di costruzione tridimensionale e tanti altri giochi apprezzati non solo dai bambini, ma anche dagli adulti. Il gioco è il lavoro del bambino. Vieni a scoprirlo da Foglie, giochi e passatempi. Vi aspettiamo in via del Salice 128 a Ragusa. Exa in centro servizi si occupa di diversi canali, principalmente luce, gas e telefonia, sia residenziale che aziendale. Si possono richiedere consulenze gratuite al front office o tramite consulenti dedicati direttamente in azienda grazie al call center interno, che genera appuntamenti senza impegno. Inoltre dispone di un canale intermediazione con aziende privati per la ricerca e selezione del personale, un canale riguardante il segretariato a distanza e la possibilità di effettuare ricariche telefoniche e pagamenti bollettini. Exen si trova in piazza Mannantò 10 a Ragusa. Visitate la nostra pagina aziendale su Facebook. Questa è Teleiblea. Abbiamo parlato di un percorso in cui l'azienda si è preparata a trasferire le attività sanitarie dall'ospedale civile e da buona parte dell'ospedale Arezzo al nuovo ospedale di Ragusa. Quando ci era stato chiesto se eravamo in possesso dei requisiti per farlo, la nostra risposta era stata sì. Abbiamo dovuto riscontrare che le assicurazioni che ci erano state fornite documentalmente dai nostri uffici e che avevano supportato quella affermazione si sono rivelate, per quanto riguarda la documentazione a supporto del certificato di inizio attività, non completamente supportate dai documenti. In questo naturalmente esiste, e io non posso ometterla, una responsabilità superiore della direzione che avrebbe probabilmente potuto e quindi dovuto avere una sorveglianza maggiore anche sulle dichiarazioni dei propri uffici. Ci siamo fidati di documenti e di dichiarazioni, probabilmente, certamente alla luce di oggi, avremmo potuto e dovuto essere più vigili nel verificare che effettivamente tutte quelle documentazioni fossero effettivamente disponibili e pronte. Detto questo, abbiamo avuto poi una ispezione relativa alla funzionalità dell'impianto di trattamento dell'aria che aveva messo in discussione le scelte funzionali fatte dall'azienda. Questo ha avuto un suo percorso che per il momento non credo valga la pena riassumere oggi, perché c'è stato un esito che ne ha chiuso parzialmente il percorso. Vengo alla domanda focale, che è quella che porta, come dice il Presidente, ad avere degli atti. Noi abbiamo avuto mercoledì e giovedì scorso una ispezione della commissione ispettiva dell'assessorato, formata da un ingegnere, da un dirigente e da un tecnico inviati dall'assessorato, che avevano come scopo quello di verificare e analizzare gli eventi che si erano succeduti in questo contesto, ma soprattutto di verificare che questa azienda avesse garantito la continuità assistenziale alla popolazione a lei affidata. L'analisi è durata 2 giorni e si è conclusa giovedì pomeriggio. Abbiamo avuto informazione dalla commissione che i lavori si sono conclusi e sono stati discussi ieri in presenza dell'assessorato e dei dirigenti generali dell'assessorato. Ci hanno confermato che hanno ritenuto il piano redatto principalmente dal direttore sanitario a nome della direzione aziendale un piano che ha soddisfatto l'assessorato sulla garanzia di continuità assistenziale data a questa popolazione. Questo per dire che
abbiamo certamente indotto dei disagi di cui ci siamo scusati con la popolazione e di cui certamente ci assumiamo la responsabilità morale e la responsabilità in quanto gestori di questa azienda, ma siamo riusciti a gestire le urgenze, le emergenze e i piani di riordino delle attività in una maniera tale che l'assessorato ha giudicato positivamente come garantisti per la continuità assistenziale per la salute dei cittadini. Oggi siamo chiamati, come abbiamo promesso in sede di riunione di visita ispettiva, a fornire entro la giornata di domani un cronoprogramma. Questo cronoprogramma deve garantire alle autorità assessoriali le modalità e i tempi certi per il ripristino delle condizioni precedenti all'avvio del trasferimento. Cioè noi dobbiamo documentare entro domani alle autorità assessoriali qual è lo stato del funzionamento e qual è il livello del funzionamento e le modalità del funzionamento delle strutture ospedaliere del Civile e dell'Arezzo. Questo cronoprogramma, che in parte vi ha largamente anticipato il direttore sanitario Pino Drago, ve lo riepilogo in un secondo. Per quanto riguarda l'area dell'Arezzo, tutto è tornato alla piena funzionalità precedente. Tutto il polo materno-infantile è tornato alla piena funzionalità. Le gravide sono assistite nel loro centro di riferimento, i neonati sono assistiti nel centro di riferimento. Abbiamo chiuso quel piano di eventuale disponibilità all'intervento che avevamo organizzato sia per quanto riguarda la ginecologia con le ginecologie aziendali, sia per quanto riguarda le UTIN con l'UTIN di Catania, a cui avevamo chiesto di farci da eventuale backup in caso di necessità. Abbiamo dichiarato che questa necessità non esiste più. Le ginecologie di Modica e di Vittoria lavorano oramai solo con le pazienti del loro distretto, perché il distretto di Ragusa è tornato completamente autonomo. Così completamente autonome sono l'oculistica e la otorino, che sono sistemate al plesso Arezzo, così come continuano ad esserlo l'oncologia, la radioterapia e l'anatomia patologica, che sono sempre state in questo presidio. Venendo all'area del Civile, l'area medica, come già vi ha detto il direttore sanitario, e parliamo del reparto di medicina e del reparto di malattie infettive, non solo sono rimasti operativi, ma sono stati potenziati, perché durante il sopralluogo fatti da alcuni di noi abbiamo riattivato alcune stanze che erano state temporaneamente messe fuori uso per disfunzioni minori, un bagno che era in disordine, un rubinetto che era li abbiamo riattivati prontamente, quindi abbiamo potenziato i posti letto. Detto questo, l'area ovviamente, diciamo, più delicata è quella dell'area chirurgica. Abbiamo già annunciato che da domani l'ortopedia riprenderà i ricoveri e sarà in grado di operare da venerdì i pazienti in urgenza che vengano ricoverati in ortopedia. Quindi abbiamo un'ortopedia che torna pienamente funzionale, autonomamente dal punto di vista dei ricoveri medico e chirurgico. Da sabato noi potremo ricoverare in urologia e in chirurgia i pazienti che il pronto soccorso giudicherà meritevoli di ricovero, preparandoli a un eventuale intervento che in caso di urgenza verrà effettuato immediatamente nella sala operatoria già disponibile per le emergenze. In caso di urgenza potrà essere fatto ugualmente nella stessa sala operatoria. In caso di patologia programmata, da lunedì le liste operatorie di attività programmata riprenderanno normalmente per tutte e tre le branche chirurgiche: chirurgia, urologia e ortopedia. I quattro letti di rianimazione dell'ospedale Civile sono già pienamente funzionanti e ringrazio il primario dottor Luigi Rabito, che anche a prezzo di una condizione familiare pesantissima in questo momento non ci ha fatto mancare il suo supporto e ha permesso che questa attività sia in questo momento assolutamente affidabile. E naturalmente non è mai cessato, ma non posso non ricordare che l'attività del pronto soccorso di Ragusa è stata assolutamente garantita in maniera continuativa durante tutto questo periodo,
a prezzo dei sacrifici, perché le carenze di personale di medici di pronto soccorso sono un evento nazionale che naturalmente colpisce anche la sanità iblea, ma il pronto soccorso di Ragusa è stato, è e continuerà ad essere pienamente operativo nell'attività di accoglienza, di filtro, di smistamento, di ricovero e di indicazione di interventi. Quindi questo vuol dire che a partire da lunedì i reparti chirurgici di Vittoria e di Modica torneranno a lavorare solo sulla popolazione di pazienti locali, chiudendo la necessità di un supporto alle attività chirurgiche di Ragusa. Direttore sanitario, ho dimenticato qualcosa? Rimane naturalmente, come ci siamo detti, l'aspetto del trasferimento della sala angiografica, che come vi ha detto il direttore sanitario è procedura purtroppo strutturalmente molto delicata. L'abbiamo avviata grazie ai buoni uffici della direzione amministrativa con procedura di urgenza, abbiamo ottenuto la garanzia del costruttore che ha fatto tornare dalle ferie del personale dedicato per anticipare il più possibile questo rientro. Ci hanno garantito un completamento entro il 27 o il 28, noi cautelativamente vi abbiamo detto che per la fine del mese la sala angiografica della emodinamica interventistica dell'Arezzo sarà completamente ripristinata. Questo è il cronoprogramma che noi domani comunicheremo all'assessorato e che naturalmente condivideremo. Altra cosa è il cronoprogramma del trasferimento del nuovo ospedale, che noi in questo momento non vi presentiamo perché non è disponibile, perché a questo punto noi abbiamo come scadenza la presentazione del certificato di inizio attività che gli uffici tecnici ci hanno preventivato nella scadenza del giorno 21 di luglio, ma solo nel momento in cui questo certificato sarà stato presentato e sarà in nostro possesso, noi potremo allestire un cronoprogramma che tenga conto del trasferimento delle attività nel nuovo ospedale di Ragusa. Allora, Arrigo ha spiegato quello che può accadere. Ora sulla storia che lui c'è o non ce lo dobbiamo vedere, lo capiremo. Però era molto importante sentire la dottoressa Amato, pare che si chiami, che è la responsabile economica di questa storia, che è stata chiamata in ballo parecchie volte anche da Di Giacomo e poi anche dal sindaco, anche da altri, che ci dice e conferma che l'apertura di questo ospedale era basilare dal primo giorno in cui sono arrivati loro, Arrigo e lei, ed era il 2014. Comunque ora dice: bisogna vedere, perché tante cose le dobbiamo fare con i piedi per terra, perché a mettere ora il dito all'acqua calda, come diceva Arrigo ieri, c'è il rischio che qua fra 6 mesi faremo ancora ridere tutti, ma fra 6 mesi saremo al vecchio ospedale e diremo: ma come, io ho la casa buona lì, ma qualcuno deve ricordarsi che pur di fottere l'avversario ha fottuto il Rausani. Questo qualcuno se lo deve ricordare. Sentiamo cosa dice appunto la responsabile economica dell'ASP. Presidente, grazie per l'ospitalità. Stasera diciamo che abbiamo ricevuto 2 domande e una parola d'ordine: amarezza. È grandissima l'amarezza, perché come qualcuno ha detto, un momento di gioia, di soddisfazione, di successo purtroppo si è trasformato in un grande disagio per tutti. Quando si tornerà alla normalità? Il direttore ve l'ha detto, si ritornerà alla normalità perché tutto ritornerà com'era. Quando faremo il trasferimento? Non lo sappiamo. Perché voi sapete, chi mi conosce, il presidente Di Giacomo, chi mi ha imparato a conoscermi in questi anni, sa che le mie risposte sono sempre anche molto dirette. Che l'apertura del nuovo ospedale fosse un obiettivo della direzione generale lo si è saputo dal 1 di luglio 2014, lo ha saputo il direttore sanitario il 1 gennaio 2015, l'ho saputo io il 1 febbraio 2015.
tant'è che era un obiettivo strategico che il direttore ha seguito personalmente in maniera quasi, diciamo, giornaliera, quotidiana. E quando chiaramente è stata stabilita dalla direzione la data del trasferimento, come direttore amministrativo era chiaro che mi dovessi assicurare che ultimazioni lavori, collaude, verifiche di funzionalità, prese in consegna dei lavori, fosse naturalmente tutto a posto. E tutto a posto era. Noi abbiamo preso atto dei collaudi, i collaudi avevano tutti l'esito positivo. Purtroppo non è stato così. E vi posso assicurare che la pagina più triste fino ad oggi della mia carriera è stata quella in cui abbiamo dovuto avviare un procedimento disciplinare nei confronti di un nostro collaboratore. E la denuncia alla Corte dei Conti per le spese che l'azienda dovrà sostenere di ritrasferimento, perché vi faccio presente che l'angiografo, cioè solo l'angiografo, il trasferimento in andata e il trasferimento di ritorno, costa all'azienda 33.000 euro. Per cui purtroppo ci sarà una responsabilità di chi ha portato a tutto questo, di chi non ha detto non possiamo trasferirci, di chi ha assicurato di aver portato legittimamente e correttamente le azioni, le attività, i collaudi in maniera regolare. Spiace sicuramente, ma purtroppo questa è la situazione. La direzione amministrativa, come la direzione sanitaria e la direzione generale, avevano avuto assicurazioni, avevano avuto risposte che il 19 di giugno sarebbe stata presentata la SCIA e che la SCIA è stata ritardata di un giorno perché, come voi sapete, abbiamo avuto la visita ispettiva. Che purtroppo, voglio dire, la visita ispettiva non è venuta, non ci ha chiesto scuse se n'è andata e ha trovato tutto regolare. La visita ispettiva ha trovato delle irregolarità, che naturalmente abbiamo tutto l'interesse di risolvere, ma sono situazioni in cui non si risolvono dall'oggi al domani. Presidente, lei lo sa, ci sono dei tecnici che stanno vedendo, stanno studiando, stanno vedendo quali sono le attività che dobbiamo porre in essere, e anzi, sono felice di questa sottocommissione che ci seguirà nel nostro percorso. E se ci fosse un tecnico che ci possa affiancare, ben venga. La SCIA dovrà essere presentata il 21, ma sarà solamente un punto di partenza, Presidente, perché la direzione amministrativa sicuramente oggi non darà assolutamente il benestare del 22 di iniziare il trasferimento, assolutamente. Il 21 si presenta la SCIA, poi avremo la visita dei Vigili del Fuoco, nel frattempo elimineremo quelle che sono le criticità che ha riscontrato la Guardia di Finanza, dopodiché inizieremo il trasferimento. Per cui il dottore Drago chiaramente aveva organizzato una settimana di trasferimenti, di trasporti, di collegamenti con le altre strutture. Certo, il trasferimento doveva durare una settimana, non è stata una settimana. Abbiamo dovuto, come si suol dire, fare l'arte dei pazzi, perché abbiamo dovuto riportare tutto indietro. Ed è chiaro che questo comporterà delle responsabilità, e delle responsabilità nei confronti di collaboratori che hanno non evidenziato mai nessuna criticità nell'inizio del trasferimento. Grazie. E questa è la parte economica. Ora è chiaro che ci sono anche delle spese che sono andate oltre. Io credo che a questo punto bisognerà capire, perché neanche la commissione, che era qui la Commissione Sanità voluta da Pippo Di Giacomo, possa capire cosa sta accadendo, perché se è vera la notizia che i manager non possono essere mossi, allora a questo punto per Di Giacomo non è più un problema lo trasferisco, ma chiede le sue dimissioni, e le chiede a lui come, in questa parte che abbiamo registrato, che è la parte finale,
Da qui poi Di Giacomo ha detto grazie a tutti e andiamo via. Di Giacomo fa un piccolo excursus sulla storia dell'ospedale e poi gli dice: caro Rico, lei ora è delegittimato e quindi si dovrebbe dimettere. Io non so bene se è possibile dire chi ha vinto ai punti, no? Come si fa negli incontri di box, quando uno non va a terra, dice: come facciamo a decidere chi ha vinto? Allora ci sono i giudici, dicono: due punti a quello. Qui, se dovessimo dare i punti, questa commissione è stata fatta per dare il sazio a tutti quelli che in questi 4 anni, 3 anni e mezzo, si sono mangiati il fegato perché non potevano abbattere Aricò, perché Aricò era bravo, perché Aricò era in qualche modo presuntuoso con i suoi dipendenti, non dava conto, non dava cose, e questo lo dicono in molto, perché abbiamo anche un'altra intervista su questo. E allora questi 4 anni, siccome nessuno poteva parlare, in questa commissione, 3 anni e mezzo in questa commissione, tutti hanno potuto dire perché era in ritardo. Addirittura la Ferreri non se n'abbia male, no? Ha detto: noi chiediamo le sue dimissioni, come se si fosse mai interessata di questa realtà. Io credo che se dovessimo andare appunto a dare i voti, saremmo certeduni. No, che arrivano alla sufficienza, ma come si dice nelle partite di calcio non classificato, cioè non gli possiamo dare un punteggio perché manco esistono. Allora, Pippo Di Giacomo ha detto: devo fare la conclusione, dice: non sono soddisfatto, però alcune cose sono venute fuori, e in questo suo intervento chiede appunto ad Aricò di dimettersi. Vediamo. Questa è Teleiblea. Intanto io credo una cosa, che in un paese che si rispetti, in una civiltà che si rispetti, noi avremmo dovuto intanto in coro, come classe dirigente, fare una cosa che invece faccio io, ma che non è fatto nessuno: chiedere scusa alla popolazione iblea per quanto è accaduto. Noi siamo un popolo riservato, ma serio. Bufalino scrisse delle pagine bellissime a proposito della cosiddetta provincia babba, dimostrando che in realtà era il contrattare di un'altra provincia, che sarebbe quella sperta, no? E avrebbe avuto l'occasione di poter, come dire, dire con il suo stile impareggiabile come da questa provincia babba, insomma, sia provenuta una quintessenza in termini di lavoro, di efficienza, di capacità, di ingegno, che i fatti avrebbero dimostrato, non seconde a nessuno. E invece le cosiddette province esperte, no? Abbiamo visto incontro a quali atrocità sarebbero poi andate nel corso di questi anni e di questi decenni. Noi una presa in giro di questa portata non ce la meritavamo, non ce la meritavamo. Consigliere Migliore, forse lei si scandalizzerà e non mi crederà, ma so che una vecchia stima, come dire, anche glielo chiedo sull'onore di credermi. Guardi che io nemmeno del cambio del nome sapevo nulla, cioè di questo acronimo, né di questo fantasioso ma un po' inquietante disegno che lo accompagna. Sai, io vengo da una cittadina che ha avuto Salvatore Fiume, Piero Guccione ha studiato all'Istituto d'Arte, Carmelo Cappello è stato un discepolo dell'Istituto d'Arte, e tanti altri artisti, scenografi e quant'altro. Non avrei anche potuto dire la mia. Sono cose che rimontano al tempo in cui ero consigliere comunale. Il settembre Casmenè è un'invenzione mia. Per esempio, io avrei avuto modo, se coinvolto, di dire quanto insignificante mi sarebbe sembrato quell'acronimo e quanto inquietante mi sarebbe sembrato quel disegno.
se posso essere sincero. Così, questo è lo stato dell'arte, altro che inaugurazione. Sa che cosa ne so dell'ospedale nuovo di Ragusa? Ve lo dico subito, ma sono atti parlamentari. Nel gennaio del 2014, credo che non ci fosse questa, ancora questa direzione generale, credo, c'erano i sindaci, quelli già eletti, compreso il sindaco di Ragusa, ci si pone il problema del completamento del Giovanni Paolo II, in cui mancavano niente poco di meno che 10 milioni di euro all'incirca, importo. E c'era stata l'idea, che a me non sembrò molto brillante, di imputare tutte le somme sui magri bilanci dell'ASP di Ragusa. Si fece una task force di cui facevamo parte io, Lucia Borsellino, Salvatore San Martano, allora ragioniere generale dell'area strategica dell'assessorato, e scoprimmo che c'erano appostati 180 milioni di euro nel bilancio del Servizio Sanitario Regionale sotto una dicitura abbastanza ampia, che tutto voleva significare, non voleva significare nulla, che era maggiore efficientamento del benessere del paziente. E quindi, anziché impegnare quelle somme sul groppone dell'ASPE, le impegnammo nella stragrande maggioranza su quel fondo lì, e cominciò l'avventura della perizia di completamento, tant'è vero che credo che in capo al bilancio dell'ASPE l'importo sia molto residuale rispetto al montante complessivo. Che cosa mi dovete dire a me? Poteva rimanere così altri 20 anni, e per me era una ragione di orgoglio quello di poter ospedare uno dei più belli ospedali della Sicilia orientale. E io mi immaginavo una sorta di risposta, perché noi, come ho avuto anche modo di scrivere in qualche Elsevier che qualcuno legge, noi abbiamo anche, no, nella nostra sobrietà, però, la volontà di dare le risposte e darle sul campo, rispondere all'ospedale di Mazara, che ha inaugurato qualche mese fa con il Giovanni Paolo II, e dimostrare che anche noi sapevamo fare grandi ospedali di piccole province, perché in fin dei conti noi siamo una provincia, immaginate, quando è poco più grande di un grosso quartiere di Palermo. Quindi avevamo tutto pronto per partecipare a questa grande festa, che è una festa della sanità iblea, e devo ringraziare il sindaco di Modica, il sindaco di Vittoria, perché non si può essere primi cittadini e primi tutori della pubblica sanità solo per fare polemiche. Io poi ho una mia idea a proposito di questi reparti che mancano. Se noi non riuscissimo a non rimanere vittime dei primari che ci pompino, come diciamo nel nostro dialetto, ne carregano, la cosa più normale sarebbe che sia l'ospedale di Ragusa sia l'ospedale di Modica possano benissimo ospitare delle unità operative semplici, sia di non importa dove, perché il dove è la ruffianata ai primari. Noi non dobbiamo essere ruffiani dei primari, noi dobbiamo dire: io voglio qui i miei posti letto di infettivologia, a mio parere, per le ragioni che io condivido pienamente, entrambi gli ospedali, che poi ricevono un impatto così pesante, soprattutto Modica, per quanto riguarda tutto quello che arriva a Pozzallo, ma Ragusa, che deve avere un principio di completamento, vuol dire che anziché spendere qualche 100.000 euro in meno per propagande fasulle, spendiamo qualche 100.000 euro in più, no, per pagare un po' di personale in più in reparti strategici, che invece possono placare gli animi senza bisogno di fare campanilismi e stupide battaglie di retroguardia, perché poi il sindaco si sente intaccato e non può essere secondo a nessuno, e ha anche ragione, anche delle sue ragioni. Sono stato consigliere comunale e sindaco per 20 anni, quindi conosco benissimo anche le pressioni di carattere popolare. Quello che mi è parso che sia stato il leitmotiv in tutto il ragionamento di stasera è il mancato coinvolgimento a tavolino. Signor commissario, parlo al commissario, lei non è più direttore generale, il suo mandato è scaduto il 30 di giugno, lei è un commissario con poteri ordinari, andrà fra qualche giorno e qualche settimana, io le faccio i migliori auguri, diciamo, di una buona esperienza in quel di Palermo, lei qui è commissario con poteri ordinari.
Attenzione che se lei mette qualche firma per cose che non sono ordinari, arriva a posto, va smisto, attenzione perché accumuliamo, come dire, ipotesi di reato su ipotesi di reato. E la ragione perché io suggerivo di fare da parte, di farsi da parte, non è una questione di carattere personale, è perché nei fatti lei è delegittimato. Non è attendibile, lo sa la verità qual è, che io istituisco questa sottocommissione per parlare direttamente con i primari, perché per una parte mi affranca che il sistema sanitario da qui a lunedì al 90% come dire, raggiunge la propria, no? La propria sicurezza per il paziente, no? Ritiriamo le truppe in prima linea, ritiriamole subito perché muoiono. Le truppe in prima linea muoiono, noi dobbiamo pensare a questo in questo momento. Ritorniamo nella normalità, ma ci vogliamo parlare noi perché non ci fidiamo più, dottore? No, assolutamente, cioè è calato su di lei un velo di inattendibilità, che è la cosa più grave che possa accadere. È la cosa più grave. Non ci fidiamo. E il Parlamento regionale, che ha rango di Parlamento per Costituzione, adesso in sede riservata vuole parlare con tutti i primari, con tutti i dirigenti tecnici e quant'altro. Perché lo spavento che si è prodotto è quello manifestato nelle affermazioni, come dire, un po' tirate con i denti, che hanno fatto, non so se l'avete notato, sia il dottore Drago, che deve assicurare la salute e quindi ha preso impegni. Ma nel momento in cui nessuno può prendere più impegni, vedete se la dottoressa Amata ha preso impegni e quali impegni deve prendere? Quale rassicurazione deve dare? Di essere stati condotti tutti allegramente verso il disastro, per poi vedere oggi, a posteriori, la certificazione che 50 milioni di lavori sono conformi. E questo ci dovevamo pensare, come avevo suggerito io. C'erano mesi per poter vedere. Atto dopo atto, collaudo dopo collaudo, per carità, noi dobbiamo cercare di conservare anche in un momento drammatico come questo un bene supremo, di essere quel popolo intelligente di cui parlavo e onestamente, intellettualmente onesto, il primo io a dire, certo, un lavoro lungo 20 anni, niente di strano che 20 anni di carte, 20 anni di collaudi, anche con buona fede possono risultare superati. Le normative, parametri e quant'altro. Mi rendo conto, ci rendiamo conto noi quando ci riempiamo la carta, quando cambiamo una cucina a casa, che cosa arriva? La biancheria, lavastoviglie, lava questo, lava quello, tritura questo, così, c'è un fascio così di omologazioni e di libri di istruzione di quello che noi montiamo in una cucina a casa nostra. Lì stiamo parlando di un ospedale di 50 milioni di euro. Per cui vedendo a ritroso tutte queste carte, certo che ci vuole il tempo, mi rendo conto che ci vuole il tempo, soprattutto perché siamo riusciti ad ottenere da parte degli organismi che dovevano essere nostri alleati la diffidenza. Quindi ora quelli vorranno vedere, signor Sindaco, le carte dalla prima fino all'ultima, perché non si fidano più. E questo è il danno grave. Quando noi promettiamo, dottore Ericò, quando noi promettiamo qualcosa, apriamo, anche se non c'è la firma, un contratto fra noi, il popolo che amministriamo. Il popolo non è fatto da una manica di bestie che non capiscono nulla, animali da buttare al macello. Sono persone che se tu gli dici, guarda, l'ospedale è pronto, però sai cosa c'è? Mi servono 4 mesi adesso per aprirlo, perché dobbiamo fare le cose per bene. Il popolo sovrano, non la classe politica che siamo noi, le dice, direttore, 4 mesi le servono? 4 mesi e mezzo. L'importante è che quando me lo dà, non abbiamo problemi. Lei, dottore Ericò, ha dubbi che l'intelligente popolo ibleo, di fronte alla notizia che ci volevano, dalla data in cui le consegnano le chiavi, 3 mesi per metterlo a punto, 4 mesi, avrebbe puntato l'indice accusatore per accusare lei o tutti noi, compreso io che ho trovato le risorse e i soldi, perché sennò sarebbe ancora un cantiere, l'avrebbe censurata di qualcosa?
non doveva andare così e non doveva finire così, nella maniera più assoluta. Allora, siccome non l'ho fatto nessuno, chiedo io scusa alla provincia di Ragusa, al sindaco e quant'altro per quello che è accaduto. Ci impegniamo da subito ad avere conferma che, come dire, i reparti funzionino tutti, quelli che sono messi in discussione. Sono provenute anche delle altre indicazioni rispetto ad altre specialità, gastroenterologia, laboratorio analisi e quant'altro. Onorevole Arancio, lei è medico, è apprezzato da tutti, la prego di sforzarsi, ho il garbo di non mi mettere io nella sottocommissione, perché nel mio essermi voluto mantenere in questi anni sempre molto equilibrato, a proposito di questa vicenda ho dovuto dire chiaramente, compreso in questa occasione, come la penso e fino in fondo. Lei è più sereno e più equilibrato rispetto al sottoscritto, relazionerà ovviamente al Presidente e cercheremo, insomma, tutti insieme intanto di risarcire questo rischio e questo pericolo. E poi, ovviamente, andremo questa volta tutti dal Prefetto, dal procuratore, andremo dal questore, dalla guardia di finanza, dal giudice del tribunale, per fare quelle cose che facevamo quando inaugurerammo le nostre piccole cose, dire: se c'è qualche cosa che non va mi dia un po' di tempo e le prometto che la sistemo. Apro e chiudo parentesi, onorevole Loretti, cose che in sanità non si fanno perché mancano i soldi, non ce ne sono. L'ASP di Ragusa è un'ASP sana, gli abbiamo dato un sacco di soldi. Quindi problemi di reperire risorse per eventuali, possono essere impropri di cui bisognerà poi rendere conto in seguito, chi avrà da rendere conto e quant'altro. A noi dovete sapere che come sistema sanitario regionale, se ci vogliono 500.000 euro, ci vuole 1 milione di euro, siamo pronti sull'unghia a tirare fuori queste risorse per poter fare le cose che vanno fatte. Questa non è una cosa da poco. Questa è Teleiblea. Ventitreesimo premio Ragusani nel mondo, lo spettacolo del talento ibleo. Foglie, giochi e passatempi, via del Salice 128 a Ragusa. Negozio specializzato in giocattoli in legno e giochi retro. Il gioco in legno stimola i bambini a sperimentare la libertà del gioco creativo e didattico. E non solo, Foglie propone anche giochi di costruzione tridimensionale e tanti altri giochi apprezzati non solo dai bambini, ma anche dagli adulti. Il gioco è il lavoro del bambino. Vieni a scoprirlo da Foglie, giochi e passatempi. Vi aspettiamo in via del Salice 128 a Ragusa. Buone nuove dall'usato! Continua ancora per pochi giorni la promozione del gruppo Scar di Ragusa sulle vetture usate, aziendali e non. È il momento di cambiare. Alla Scar di Ragusa troverai auto di tutte le marche, selezionate e garantite, a prezzi convenienti e facilitati. Visita il nostro reparto usato dove ogni auto riporta la data di immatricolazione, i chilometri percorsi e la garanzia offerta.
Ti aspettiamo per farti scoprire le tantissime buone nuove dall'usato del gruppo SCA. Ok, perché soldi in sanità li abbiamo, cazzarola! Pensavo invece che non ne avessimo. Questa proprio è una cosa che mi preoccupa, perché probabilmente abbiamo una visione diversa, no? Allora, le grandi cose sono quelle che sono, le piccole cose invece, ma che ne fottiamo? Se abbiamo un milione lo troviamo. Perché vi dico questo? Perché oggi, dicevo, tutti hanno fatto passerella. Per i sindaci è stata l'occasione per dire tutto quello che dovevano dire contro Arico, no? Perché l'atto aziendale, ma l'atto aziendale non l'ha fatto Arico, l'ha fatto la regione. Pippo Di Giacomo è stato un mese a dire che c'era un refuso, un mese, e questo refuso ancora ce lo stiamo portando dietro. E poi sulla storia dell'ospedale, certo, refusi ora ce ne sono, signore Bonacciù. Allora, Di Giacomo dice, lei si dimetta, forse è arrivata questa cosa che non si possono cambiare i manager, e quindi sarebbe, lei si dimetta, perché noi quando abbiamo inaugurato le nostre piccole cose, piccole o grandi, siamo stati così, 7 anni dopo si parla, vabbè, futtatene, siamo stati così, questa esperienza cittadina, ma 10 anni fa erano un'altra cosa i sindaci. I sindaci erano tutta un'altra cosa, i comuni erano tutta un'altra cosa, avevano i soldi, o meglio, li spendevano, perché a Comiso sono andati in default, e non è stato certo, come si chiama, Filippo, né tantomeno quello di prima, era stato tutta la vicenda, lasciamo stare. Allora, e ha detto quest'altra cosa, quindi a ricorso ne vada, noi faremo tutti i conti, apriamo con il tempo. Quindi Rausani, mettiamoci l'anima in pace, avremo l'ospedale vecchio per almeno altri 3-4 mesi se non interviene nessuno, ma forse mi spavento che se ne parla dopo le elezioni, che se ne parla dopo che vengono nominati nuovi manager, quindi l'anno prossimo, vergogna che ha fatto questo. E però i soldi ci sono, l'orefice non si preoccupi, i soldi li abbiamo, 500, 1 milione l'abbiamo. Allora, perché il sindaco Moscato, che è il sindaco di Vittoria, oggi ha fatto il pazzo e ha detto all'ospedale di Vittoria noi abbiamo 45.000 accessi, cioè vuol dire che se a Ragusa ne hanno 30.000 su 365 giorni, vuol dire 150 al giorno, no? Quindi 150, loro ne hanno 200 a Vittoria, ma non hanno 8 medici, ne hanno 2 e non hanno neanche il pronto soccorso. Allora, vediamo cosa dice il sindaco di Vittoria Moscato, e però dobbiamo dire che i soldi li abbiamo, e allora siamo dei vili, perché non gli diamo ascolto. Vediamo. Sì, io penso che l'occasione di questa commissione ci permetta un attimo di chiarire alcune cose. Intanto questo trasferimento, non trasferimento al nuovo ospedale di Ragusa ha, diciamo, qualcosa di paradossale, ha fatto ridere tutta Italia, ci ha reso ridicoli, anche perché non abbiamo capito neanche i motivi di questa urgenza. Dall'altra parte ci permette però di chiarire alcuni aspetti che ognuno vive nelle proprie città, come quell'esempio di Vittoria. Io ho sollevato il problema del pronto soccorso, 46.000 accessi, le altre città ne hanno circa 31.000, le altre città hanno 9 e 10 medici, noi ne abbiamo appena 2. Questo significa non garantire la salute dei cittadini, questo non significa mala sanità, questo significa proprio assenza di sanità. Proprio per questo noi domani mattina saremo proprio al pronto soccorso, occuperemo il pronto soccorso, permettendo chiaramente i medici di poter lavorare e i cittadini di essere curati. Perché noi vogliamo risposte. Il 13 luglio scade l'avviso pubblico per riperire nuove unità mediche. Noi chiediamo che Arico entro domani faccia una determina con l'assegnazione di almeno 5 medici all'ospedale di Vittoria, altrimenti noi da lì non ci muoviamo. Non è possibile che tutte le unità vengano spostate su Ragusa, perché c'è un atteggiamento ragusano-centrico, politico, chiaro, c'è una volontà chiarissima,
Vittoria e Modica non sono città di serie C, non sono città di serie B e i nostri cittadini vanno tutelati così come tutti gli altri. Una domanda però, sindaco, ma perché? Perché hanno chiuso Comiso e quindi c'è stato più afflusso su Vittoria o regolarmente c'è un terzo in più degli accessi di Ragusa? Sono i numeri, ci sono sempre stati a Vittoria, ci sono un numero di accessi superiori perché comunque tutto il versante della fascia trasformata, forse noi lo dimentichiamo, chiaramente viene verso di noi. Il problema è che molta gente che non abita a Vittoria, certo, che magari sono quei famosi invisibili. Esatto, sono 46.000 accessi. Il problema è che fra pensionamenti, malattia, dimissioni e gente che ha avuto esaurimenti a causa dei turni, noi siamo rimasti soltanto con due medici. Questo non è possibile, che non si riesce a tutelare la salute e non si riesce neanche a garantire la sicurezza dei medici. Quindi spieghiamo a Moscato che ci abbiamo i soldi e che quindi possiamo comprarci tutti i locali che vuole, lo chiamiamo a Pippo Di Giacomo e anche tutti i medici, assumiamoli e risolviamo il problema. Per chiudere tutta questa lunga discussione, vi ricordo che domani abbiamo anche delle altre interviste ad Abate, al dottore Tumino, che ci dice delle cose incredibili, parlando per esempio dell'autoclave del Civile. Sentirete, ma oggi non lo possiamo mandare avanti, in onda. E poi abbiamo questa intervista a Pippo Di Giacomo, breve, 2 minuti e mezzo, nella quale però io faccio anche alcune domande. Dico, ma è vero che tutto questo nasce dallo scontro fra Di Giacomo e Di Pasquale? A proposito, ma Di Pasquale che fine ha fatto? Ecco, in questa storia devo dire che è stato il grande assente, perché se è vero che la sua disponibilità verso Aricò è stato alla fine la causa del blocco dell'ospedale, perché Di Giacomo avrebbe pensato, dicono le male lingue, che se quello inaugurava, Di Pasquale sarebbe preso il merito. Mi pare una cosa strana, perché il merito era nei 25 anni dei ragusani, forse il primo a firmare fu Gianni Battaglia, forse il merito anche lui se lo doveva prendere. Allora, lui dice che non è vero, noi diciamo che è vero, e però ci manca Di Pasquale in questa storia. Lo avremmo voluto forse vedere lì. Dice che lui era fuori, ma sarebbe stato interessante vedere cosa ne pensava in questa storia e come avrebbe in qualche modo affrontato la commissione. Detto questo, parliamo di un'altra realtà che riguarda il mondo dei disabili, perché chiudendo il discorso della commissione, invece parliamo di un protocollo. Il sindaco Piccitto ha firmato un protocollo con l'INAIL per la fruizione della spiaggia di Marina di Ragusa. Vediamo l'intervista. INAIL Ragusa, insieme in un protocollo con il comune, con l'amministrazione comunale, con l'associazione Mia, e quindi per un progetto Spiaggia Mia. Vogliamo spiegare di che si tratta? Ogni anno ci ritroviamo comunque qui a spiegare di che si tratta. Consecutivo ormai che l'INAIL organizza a livello regionale questo evento. E questo è stato possibile grazie a un protocollo a livello nazionale e poi a livello regionale fra INAIL e CIP e FIMP. E CIP è il Comitato Italiano Paralimpico, che permette di organizzare questo evento. Le risorse economiche sono dell'INAIL, ovviamente questo non basta, è necessario poi il coinvolgimento dei comuni e naturalmente anche delle associazioni private che gestiscono i vari lidi, e quindi è necessaria questa interconnessione necessaria fra i diversi enti pubblici e privati, e questo è stato possibile, c'è stata l'apertura da sempre da parte dei vari soggetti coinvolti e ha permesso il successo di questa possibilità. Ovviamente lo scopo primario è quello di rendere possibile l'accessibilità ai portatori di handicap e alla spiaggia, al mare, cosa che non era possibile prima, e di questo siamo veramente contenti. Ovviamente questo beneficio viene esteso non solo ai nostri assistiti che sono infortunati sul lavoro, portatori gravi di handicap, ma anche a tutti i disabili in carrozzina. Vengono messi a disposizione gli assistenti, a questo servono risorse economiche e soprattutto questo è stato possibile con il coinvolgimento dei vari enti, ma soprattutto delle persone, la capacità delle persone che rappresentano questi vari enti.
Grazie. Sindaco, c'è grande sensibilità, è il quarto anno che viene firmato questo protocollo con l'amministrazione comunale, insomma abbiamo la possibilità per chi è meno fortunato, ma anche per le mamme che hanno dei bimbi piccoli che vogliono portare col passeggino, insomma sì, a prendere un po' di fresco al mare, proprio delle strutture degli assistenti, grazie a Mia. Sì, è un progetto che già da qualche anno portiamo avanti insieme all'INAIL, che consente sostanzialmente un miglioramento dell'accessibilità delle nostre spiagge. E, tra l'altro, l'accessibilità alle spiagge è uno degli elementi per cui veniamo valutati all'interno del programma Bandiera Blu. Quindi, se Marina Ragusa ha la Bandiera Blu anche per il 2017, è perché tra gli elementi che sono stati valutati c'è anche l'accessibilità delle spiagge sia per i disabili, ma anche per appunto, le mamme con il passeggino. Quindi, si tratta sicuramente di una cosa estremamente importante, perché si tratta di una questione di giustizia per tutti i cittadini, che hanno tutti il diritto di poter godere in estate delle nostre spiagge, del nostro mare. In più c'è, oltre al discorso della passerella, c'è anche l'utilizzo delle sedie job che servono proprio anche per i disabili, quindi per poter accedere direttamente in acqua, ed è qualcosa che già da qualche anno facciamo. Quindi il Comune anche quest'anno è assolutamente partner dell'iniziativa, e devo ancora una volta ringraziare l'INAIL in primis, che si è fatta promotrice. È un progetto tra l'altro che viene fatto anche su base nazionale, quindi Ragusa anche in questo si dimostra una città che respira anche su un'iniziativa importante di un ambito nazionale, quindi lo facciamo con piacere. Ovviamente ringrazio poi gli stabilimenti che hanno voluto partecipare, le associazioni sportive, perché poi è previsto anche delle attività che vengono fatte in spiaggia, quindi credo che da questo punto di vista sia un'ulteriore cosa bella che facciamo a Ragusa, e che è un orgoglio per tutti i cittadini ragusani, qualcosa di cui possono andare fieri. Questa è una bella iniziativa, complimenti. Ora chiudiamo con una brutta notizia sportiva. In pratica si chiude una pagina, che è quella del calcio. Avevamo visto risorgere il calcio con la New Team, che poi si è diventato Città di Ragusa, tutte queste cose qua. Oggi c'è stata una conferenza stampa, un incontro in un locale cittadino, nel quale incontro nel locale ci è stato detto: signori, calcio non ne possiamo fare più, non ci iscriviamo, non ci sono soldi, nessuno dà niente, e allora il calcio lo abbiamo finito. La verità qual è? Che il grande sport lo possono fare solo quelli che hanno i soldi, e quindi guarda, il buon passalacqua, bontà sua, quello che fa. Le amministrazioni non ci mettono una lira, perché hanno ben altre cose a cui pensare. Poi quella di Ragusa pensa ancora a ben altre cose, ma il calcio è finito. Potremmo venderci lo stadio, che ne pensate? Ci vendiamo lo stadio e ci facciamo una bella zona residenziale. Sul verde ci mettiamo tutte le villette, tanto che non va a fare uno stadio del genere quando giochiamo in sesta categoria. E quando l'amministrazione dice non possiamo favorire lo sport, beh, allora dobbiamo chiedere a Parma o ad Avellino o in altre città dove qualcuno dà una mano, a parte diciamo gli sponsor, ma i comuni credono che il calcio sia comunque un grosso mezzo promozionale per la città. Noi lo abbiamo dimenticato, non so se è una bella cosa. Per domani spero di avere in studio Nello Di Pasquale, il grande assente di tutta questa storia. Ora vi lascio con Gianni Papa, che fa l'intervista per lo sport. Io vi ringrazio per la cortese attenzione, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. La temperatura è buona per cellare condizionata. Siamo al Savini, abbiamo il direttore generale. Vicepresidente di Missione. Vicepresidente Angelo Paternò, abbiamo il presidente Gianni Vitale, abbiamo la Massimo Vitale che ora arriva. E allora perché? Perché la città di Ragusa ha convocato una conferenza stampa nella quale, come purtroppo era nell'aria, non ci sono state belle notizie. Presidente, condensiamo. Allora Giovanni, tu hai detto che non essendoci
le basi per un campionato ovviamente d'eccellenza l'anno prossimo, tu sei intenzionato a non iscrivere da parte tua la società e a lasciarla a chiunque voglia prenderla? Sì, purtroppo sì, dopo varie tentative che abbiamo fatto assieme ad altri amici di cercare di portare avanti questo progetto per la città di Ragusa in un campionato di eccellenza, purtroppo non abbiamo avuto i riscontri effettivi che ci aspettavamo. Ma c'era qualche speranza? C'era. Diciamo che siamo andati così a un 30% di quello che erano i nostri programmi. 30-40%, per cui insomma non me la sono sentita di portare avanti un progetto in un percorso in cui magari non sapevamo dove arrivare. Ho capito, quindi a questo punto, allo stato attuale, entro il 21 bisognerebbe fare l'iscrizione al campionato, intanto di promozione, poi chiedere il ripescaggio. Tu non hai intenzione di presentare la domanda? Vediamo un pochino se c'è qualcuno che magari abbia più voglia di noi o la possibilità di portare avanti questo progetto, noi siamo qui e lo aspettiamo. In ogni caso, da qui a 21 poi decideremo assieme insomma. Ma al momento com'è? Più no che sì? Ma al momento sì, siamo un po' disamorati di questa situazione. Allora, vediamo il figlio che cosa dice. Tu sei dimissionario pure? Dove sei? Direttore generale, no? Direttore sportivo. Direttore sportivo, la cosa complicata ormai oggi. Una volta c'era presidente, segretario, dirigente. E allora, tu sei quello che in questa conferenza ha più di tutti messo l'accento sul discorso di come la Lega si è comportata nei confronti del Ragusa. Pur dicendo che non è stato fondamentale per questa che sembra una decisione abbastanza vicino ad essere irrevocabile, comunque la Lega ha pesato. Sì, evidentemente per quanto mi riguarda ha pesato tantissimo, perché ripeto, come ho detto prima, il nostro è un calcio puro e vissuto con passione. Quando poi questa passione si scontra con delle cose che vengono fatte in altri tavoli che non hanno nulla a che vedere con lo sport, secondo me chi non può stare al gioco, come ad esempio io non ci voglio stare, è meglio che faccia un passo indietro. Però onestamente qua non si tratta del discorso dell'esperienza, che l'aria che tirava già si cominciava a capire, siamo abbastanza presto, va? Non parlo come società, come indirizzo della Lega, diciamo così. Ma ripeto anche...